Il progetto Sport Civico, finanziato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, promosso dalla WISP nazionale e svolto in 7 città italiane, mira a inserire lo sport nelle politiche e nelle strategie pubbliche di rigenerazione urbana, al fine di migliorare la qualità della vita ed il benessere della cittadinanza e la sostenibilità ambientale. A Roma il progetto è stato sviluppato dal Comitato Territoriale dell'WISP. Nella prima fase abbiamo lavorato al fine di creare una rete di stakeholder territoriali composta, nello specifico, dalle associazioni e dalle società sportive che svolgono le proprie attività nelle zone limitrofe rispetto a quelle di interesse per il progetto e dall'Istituto Paritario Zaveria Cassia, sito nel quartiere di San Basilio. Nasce così una rete territoriale costituita da 23 partner, tra i quali spiccano il terzo e il quarto municipio di Roma Capitale, che hanno entrambi patrocinato il progetto, e l'associazione Insieme per la Niene APS, che si occupa della tutela e della manutenzione della riserva naturale della Valle della Niene. Al contempo abbiamo individuato un'area in cui sviluppare le attività previste da Sport Civico, sita all'interno della riserva naturale della Valle della Niene, ai confini tra il terzo e il quarto municipio. Nel dettaglio abbiamo scelto la zona di confluenza tra il fiume Tevere e il fiume Niene, di grande fascino ed importanza da un punto di vista ambientale, ma dimenticata in condizioni di degrado nonostante gli sforzi prodotti dalle municipalità. Il lavoro di riqualifica si è concluso seguendo il progetto elaborato dall'architetto paesaggista Riccardo Leone e grazie al supporto, ancora una volta, di Insieme per la Niene APS, nell'ottica che un'area di tale importanza possa non soltanto essere conosciuta, ma anche vissuta a 360 gradi e, una volta terminato il progetto, essa rimanga fruibile sulla linea che la fruibilità porterà fruibilità. A partire dal mese di gennaio 2024 abbiamo sviluppato un calendario che coinvolgesse i partner in eventi che l'WISP Roma organizza da anni nel contesto capitolino, con l'obiettivo di aumentare la conoscibilità della riserva naturale in fase di riqualifica. Domenica 14 aprile si è svolta una tappa del Gioca Volley, manifestazione di mini volley che ha coinvolto diverse realtà pallavolistiche del quartiere nel contesto oggetto di interesse per Sport Civico. Sabato 4 maggio si è tenuto un secondo appuntamento con i cittadini del quartiere e, nello specifico, con i signori e le signore della grande età. Essi hanno avuto la possibilità di visitare il Museo di Casal de Pazzi, fare un'escursione della riserva fino alle ville romane di Via Tilli e Ripa Mammea ed osservare e saperne di più sulle sponde del fiume Niene. In entrambe le occasioni si sono coinvolte con successo realtà sociali ed abitanti del quartiere che, un domani, potrebbero diventare i nuovi utenti dell'area riqualificata. Inoltre, una serie di attività ha visto come protagonisti gli studenti dell'ICP Zaveria Cassia, che, dopo un primo incontro conoscitivo tenutosi a scuola, dove è stato illustrato il progetto e in cui hanno tracciato le linee del proprio parco ideale, hanno iniziato il loro percorso alla scoperta degli angoli più suggestivi della riserva. Gli operatori sportivi WISP Roma hanno offerto loro varie proposte sportive come pallavolo, scacchi, calcetto ed orienteering, alle quali si sono alternate attività e laboratori didattici volti a fornire ai ragazzi una maggiore conoscenza della riserva naturale e della sua importanza, con il supporto dei volontari di Insieme per la Niene APS. Attività sportive e didattiche nel corso dei vari incontri hanno avuto un unico filo conduttore, l'importanza del fiume Niene e dei fiumi in generale nel contesto urbano romano. Sensibilizzare le nuove generazioni su questo tema è uno dei principali obiettivi di Sport Civico per l'WISP Roma. Pertanto agli studenti è stata proposta un'attività di monitoraggio dell'acqua del fiume Niene, affinché potessero farsi un'idea generale sullo stato di salute di un fiume così vicino alle loro abitazioni e alla loro scuola. Ancora su questa scia, l'ultimo incontro che ha coinvolto gli studenti ha permesso loro di scoprire il fiume da una prospettiva diversa. Con la guida degli operatori di Roma Rafting, essi hanno preso parte ad una discesa fluviale. Equipaggiati di giubbotti di salvataggio, caschi e pagaie, i ragazzi hanno praticato rafting navigando il fiume per circa 6 km. Di conseguenza hanno avuto l'opportunità di vivere il fiume dal fiume,
scoprirne la sua salute con i loro stessi occhi e perfino bagnarsi con le sue acque, idea spesso utopistica in una città come Roma. Questa serie di iniziative è frutto di una concezione di sport come luogo di incontro urbano per cittadini e cittadine di tutte le età e mezzo per creare una comunità. La collaborazione con la rete associativa del quartiere e l'amministrazione municipale permetterà di far diventare un'area ieri abbandonata e degradata uno spazio di interscambio tra i principali attori del progetto. Si vuole promuovere lo sport, la salute e il movimento, ma al tempo stesso anche l'educazione ambientale e il decoro urbano, in un luogo che ha un grande potenziale di crescita e può diventare un fulcro attrattivo della città di Roma.